centrodestra, mandato a Salvini, tratterà sulle camere. Il primo vertice del centrodestra si è svolto all'insegna del qui comando io. Ovviamente non lo ha detto, ma lo ha fatto capire in tutti i modi Matteo Salvini, nonostante a Palazzo Grazioli il padrone di casa si chiami Silvio Berlusconi. E di solito, in passato, è sempre stato lui a comandare. Ma il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia porta il leader del Carroccio a dettare la linea, presentandosi alla riunione con una serie di cannonate sparate in mattinata da Strasburgo. Se serve, ignoreremo il tetto deficit, PIL del 3. Toni duri nei confronti dell'Europa e della Merkel, come se fosse ancora in campagna elettorale, facendo irritare l'ex cavaliere che aveva garantito personalmente alle cancellerie europee una guida moderata del centrodestra. Al punto da far osservare sarcasticamente ad alcuni collaboratori dell'ex premier che al confronto il discorso di Luigi Di Maio alla stampa estera sembrava quello di uno statista europeo. Poi ci sono le parole sul governo in Italia a mettere su un binario morto la possibilità di attrarre il PD. I piani di Berlusconi crollano, sempre che ci sia mai stata la possibilità che dai Dem arrivasse un sostegno a un esecutivo di centrodestra. Mai nella vita governerò con Renzi o con Gentiloni o quelli che hanno distrutto il paese, è stato l'avvertimento di Salvini. Così, si sono seduti attorno a un tavolo nel peggiore dei modi. A Giorgia Meloni, che era accompagnata da Ignazio La Russa, una linea di questo tipo sta bene perché ha sempre detto no agli inciuci, ma no anche a quelli con i 5 Stelle. Il sospetto che aleggiava ieri sera è che l'alleato leghista possa tradirli per un accordo con Di Maio. Matteo ha assicurato che non se ne parla, che vuole essere coerente e leale con il progetto di centrodestra, se la coalizione la guida veramente lui. E tanto per cominciare ha chiesto che vada ai colloqui con il capo dello Stato una delegazione unica, guidata da lui per l'appunto. Su questo non sembra che ci sia un accordo. Ma poi c'è l'altra questione, quella delle presidenze di Camera e Senato. La Lega vuole spartirsele con M5S, sembra che ci sia già un accordo che vede Giancarlo Giorgetti, presente anche lui ieri al vertice, già in pole position per la presidenza di Montecitorio. Berlusconi, che ieri aveva accanto Licia Ronzulli e Niccolò Ghedini, assenza significativa di Gianni Letta, ha provato a smussare gli angoli. Ha detto che senza dubbio farà proporre al Quirinale Salvini come premier, magari per un incarico esplorativo e cercare nelle aule dei volenterosi. Il problema, ha detto La Russa, è che mancano i volenterosi. Allora si è passato al piano B, provare a smuovere il PD senza l'indicazione di Salvini come premier. Piano presto accantonato perché l'interessato non si vuole mettere da parte. Si è escluso da parte di tutti l'ipotesi di un accordo con i 5 Stelle e alla fine si è planati sul peggiore dei piani. Quello di ovvero una sorta di governo di scopo sostenuto da tutte le forze politiche e parlamentari che porti di nuovo al voto con un'altra legge elettorale. Berlusconi ha spiegato che questa potrebbe essere una soluzione, l'ultima spiaggia, ma che in ogni caso occorre rispondere all'appello di Mattarella alla responsabilità. Non si può immaginare,
ha osservato l'ex cavaliere, di richiamare gli italiani alle urne tra 6 mesi o un anno. Rischiamo di essere travolti dai 5 Stelle. L'unico punto d'incontro alla fine, senza convinzione, è stato di provare a trovare una maggioranza in Parlamento. In sostanza quello che Salvini aveva detto a Strasburgo, governiamo se siamo in condizioni di attuare il nostro programma, raccogliendo adesioni da altri parlamentari che si impegnino per iscritto sul programma.